È il momento! Tremate! Ma soprattutto io tremo, ci sono loro, i ragazzi di Ti va di cantare, ma soprattutto al momento c'è l'anima rock di Ti va di cantare, Anna Marino! Ciao Anna! Sera, buonasera a tutti, ciao Ale! Vedi, io ti presento come l'anima rock e tu con la vocina di messa, ciao Ale! ma sembri Hux di Scuola di Polizia, ma che figura mi fai fare? Un leone. Scusa, cioè sei la Tina Turner di Ti va di cantare, ormai lo possiamo dire, è quella la tua immagine, no? Sì, dai, sì, mi piace. Dai, domenica dei bei complimenti anche sul look, te lo saresti aspettato? Assolutamente. Perché insomma la giuria è sempre un po' stitica, diciamo, di complimenti, lo possiamo dire, lo sanno, è vero. Molto. E quindi mi è piaciuto, sto fatto, guardato anche il look. Te lo saresti aspettata? Forse sì. Il guantino, il teschio, il trucco pesante. Allora. Ma senti, allora, secondo me, diciamo che state molto imparando anche fra di voi, diciamo, dei vostri colleghi. Per esempio, mi sembra un po' un'ispirazione dovuta anche a Luna, che solitamente gioca tantissimo sul look e effettivamente colpisce, viene sempre un po' elogiata anche per questo tocco in più, no? Vi ha fatto pensare anche questo? Ma sì, dai, anche io personalmente ogni volta che mi esibisco cerco di mettere sempre qualcosa aderente a quello che faccio. Tipo la settimana scorsa anni 50, allora ho preferito mettere un vestitino stile anni 50, 60 con le calze colorate. Scusate, sono la tramontana. Eccola la tramontana. Scusatemi. Sentirai che piacere. Appena potrai sentire il podcast, io ti consiglio di abbassare il volume del tuo microfono di Skype. Io alzo il mio, tu abbassa il tuo e avvicinati al microfono. Facciamo delle cose da circo qua, amica. La tramontana ormai mi ha proprio travolto. Ma senti un po', ma come la vedi questa sfida Alessia Paoletta? Ci sono rimasta troppo male. Però Ale, prima o poi ti devo mandare via. E grazie a Gerardo che mi ha salvato, però. Ma tu ti senti, cioè, ora loro sono protagonisti, ovviamente essendo in sfida sono le protagoniste di questa settimana, ci sono i loro video da votare per il face voto sul gruppo di Ti va di cantare, però devo dire che un po' una protagonista fantasma tra virgolette sei proprio tu, perché tutto ciò è avvenuto perché Gerardo aveva la scelta, no? Poteva anche astenersi, lui in realtà la sua scelta era salvare un nome da salvare, ha salvato te. Ti senti un po' protagonista di questa scelta, no? Come sì. Perché secondo te ha deciso di salvarti? Non lo so, forse perché pensava che la squadra gramma mi avrebbe votato. Entriamo un attimo nelle strategie, perché ci sono, ma è normale ed è bello che ci siano, delle strategie. Secondo te quindi lui ha salvato te perché l'altra squadra probabilmente, avendone la possibilità, avrebbe scelto te? Tante settimane, visto che ero terza, forse avrebbero mandato in sfida. Perché eri molto forte in questo senso? No, perché ero comunque sempre o tra il primo e il secondo posto. Quindi vedendo il terzo posto e loro secondo me avrebbero fatto il mio nome. Protagonista fantasma, oggi allora è proprio giornata, questo è il commento che ci fa la nostra Morgana su Facebook. Sì, si sente un vento, un fantasma che aleggia effettivamente quando c'è un problema di Anna del suo microfono, ovviamente. Anna, ma tu sei andata a sbirciare sulla pagina di Ti va di cantare che cosa sta succedendo? Si sta scatenando il mondo? Sì, ho letto. Che succede?
E oltre ai mi piace dei sottoi video di Alessia e Paola, però ci sono anche dei vari commenti negativi sul programma. È tutto, giustamente ogni volta che esce un ragazzo dal gruppo, dalla squadra, tutti iniziano a parlare male del programma. Ecco, i sostenitori, diciamo, della persona che è uscita, io continuo a sentire, ci travolgerà questa tempesta? È una tempesta ormonale, Anna? No, insomma. Allora, no, perché effettivamente credo che ci sia una tifoseria di Claudio che è uscito domenica scorsa, che insomma si sia un po' risentita per questa cosa. Beh, insomma, è stata un'uscita, anche l'uscita di Paola ci avrebbe sorpreso, era veramente qualcosa e di particolare, il ballottaggio di domenica scorsa. Ed effettivamente io vedo un gran movimento qui sulla pagina che non avevo visto fino adesso. Tu pensi che nel momento in cui sarai tu in ballottaggio potrebbe succedere qualcosa del genere, Anna? Ale, forse sì, forse no, io i miei amici li ho avvisati, quindi non penso tratteranno male il programma perché io mi sono trovata bene Hai detto con state loro. buoni, no? Non fate commenti di cui potreste pentirvi, sei stata un po' mafiosa, no? No, vabbè, prima o poi comunque tutti dobbiamo finire in questa botola, Ah. quindi. Senti. Sì, ti sento. Allora, si parlava anche del meccanismo adesso della prossima settimana, di domenica, che sarà un po' diverso. Adesso io non so se io vorrei permettermi di fare una piccola anticipazione. Ci saranno delle sfide dirette fra voi. E so che, insomma, avete parlato moltissimo del problema delle basi, cioè nel momento in cui portate due persone la stessa canzone, qualcuno si chiedeva se era possibile portare delle basi diverse, ognuno una sua base trovata da solo, oppure le basi debbano essere uguali. Allora, al di là della scelta che è stata poi fatta dalla produzione, qual è la tua posizione in merito? Secondo te qual era la soluzione giusta? Non c'è più. Sento solo il vento, Anna! Quella che abbiamo deciso. Senti. Sì, adesso c'è un po' di differita. Aspetta che ripristiniamo il collegamento. Qua se cominciamo con l'isola dei famosi, ragazzi, non ne usciamo più, anche perché c'è Valerio che, secondo me, è lo spirito di Valerio che aleggia, e quando c'è lui c'è sempre qualcosa di strano nei collegamenti. Collegamenti via Skype, cioè, Valerio, tra poco lo sentiamo, non aleggiare, stai lì, non aleggiare, che tra poco ti sento. Non riesco più a ripristinare il collegamento con la nostra Anna, basta nominarlo, ragazzi, vedete come funziona? Basta nominare lui e succede sempre qualcosa di strano. Anna, ti prego, torna, torna da me. Oh, dicevamo appunto di questo meccanismo, le sfide a coppie, quindi una stessa canzone cantata da due concorrenti, e quindi ci si chiedeva: ma la base deve essere per forza uguale? Questo chiedevamo. Anna, tu che ne pensi allora? Sei tornata? Forse. Anna, ci sei? Non ti sentiamo più. Ecco, perfetto. Allora, ecco, Mi senti? Pronto? ora sì. Sì, Mi sentite? sempre in differita, immagino. Sì. Ale. Anna, niente, allora non ce la facciamo, neanche questa settimana riusciamo a fare un collegamento decente. E vabbè, allora passiamo a colui il quale è responsabile, diciamo, di tutti i disastri normalmente dei ragazzi, ti va di cantare del gruppo proprio. Adesso esordirà con un: mi sentite? Valerio? Angola. No! Incredibile! Vale! Beppe. Tutto bene? Amore mio, dove sei? Ah, sono a casa della mia amica, quella che mi prestò il pantalone. Allora, intanto la salutiamo con tanti baci e tanti lovi, perché poverina si è vista riportare un pantalone completamente sbracato, squarciato. Ma povera! Senti, ma è lì, come si chiama? Angelica. Angelica, ecco, Angelica, ci vuole Un dire saluto qualcosa? a te, Anna. Ale. Ciao!
come senti, ma povera, cosa ne farai di quei pantaloni? Sono diventati un cimelio, cosa ne farai? Non li puoi più mettere. Ma comunque glieli avevo regalati, quindi non è un problema, ormai il problema è tuo. Ah, troppo carina, vedi? Ti presta il collegamento internet, ti regala i pantaloni, è veramente una persona d'oro. Vero, in effetti sì. Bello, un È doppio. romano. È romantica? È romana. Ah, è romana, scusate, vabbè, qualche problema c'è sempre, non vi preoccupate. Allora, Valerio, ma tu mi sei diventato un ballerino da discoteca. Beh, Mi sono proprio divertito, Ale, stavo proprio bene, ero a mio agio. senti, era il tuo stile. Domenica veramente abbiamo visto un Valerio Russo nella sua immagine, quella che dovrebbe sempre essere, secondo me, Esatto. proprio. Anche se a alcuni giurati non è piaciuta e non capisco perché. Beh, Tipo? è tipo Pasquale Regina e l'altro, non mi ricordo il nome, quello di il TG di Radio Stonata. Manuel Paletti. Ah, esatto. Ma ti hanno dato un'insufficienza, non ricordo questo. No, sei. Stiamo sempre là. Vabbè. Sì, però, cioè, secondo me anche rispetto ad altri ho fatto un'esibizione migliore. Ah, mi vuoi fare dei nomi? Vogliamo farci degli amici nuovi? No, ma non è un problema, cioè non ho problemi a dire Dimmi tutto, dai. la verità. Allora, chi non mi è piaciuto? Dai. Riccardo, poi aspetta, Un attimo che si deve concentrare perché. no, mi ricordo, mi devo ricordare le canzoni che hanno cantato perché non mi ricordo. Gerardo, Ma non ti sono piaciuti come esibizione, come, cioè No, perché. erano carini, voti troppo alti secondo me rispetto ai miei. Cioè io non penso di meritare meno rispetto a loro. È quella la cosa. Che poi siamo tutti bravi, questo per amore di Dio, poi c'è, sono gusti. Però non penso di meritarmi 6 rispetto a loro che magari hanno avuto 8, 9, 7, cioè questo no. Eh sì, diciamo che è stata una cosa. La giuria si è abbastanza divisa perché almeno a me personalmente, per esempio, ha entusiasmato questa veste. Io ho guardato molto l'insieme, forse erano tutte canzoni un po', come diceva Ciro, che si agitava vicino a me, poco giudicabili a livello vocale, a livello proprio così artistico. E non, sai, non incontravano proprio il gusto, probabilmente la canzone indispettiva un po'. Tu che canzone hai portato? Io ho portato Sweet Dreams degli Eurythmics. Allora, a parte che, vabbè, diciamo che quella canzone a me piaceva proprio tanto, proprio come canzone, e io soprattutto ho adorato la tua interpretazione, però se non sbaglio, molti hanno detto che sì, il vederti in quel modo era veramente una sorpresa e ci stavi benissimo. Forse è stata proprio la canzone che non ha colpito tanto. Stiamo sempre lì, Vale, la scelta delle canzoni è importantissima. Lasciamo perdere la scelta di questa settimana poi, come ho detto anche a Ciro, no comment proprio, cioè, proprio Domenica prossima ti riferisci già, no. giusto? Esatto, sì, esatto. Io non voglio essere polemico perché però non mi stavo bene, cioè proprio no. Ma siglo! Perché non essere polemici? Dai! No, sì, ma non ho problemi di quello che penso, lo sai Lo Ale. so, lo so. Infatti io l'ho detto anche a Ciro. E Ciro ha risposto che un vero artista deve trovare nella canzone la giusta motivazione per renderla meravigliosa. Anche questo è giusto, è vero, però a me non mi, infatti io ho scritto non mi piace, non mi piace, non è che tutto si può far piacere nella vita. Se devo cantarla poi è giusto che devo cantarla, è un problema mio se la faccio bene oppure non la faccio male. Allora, io pensavo, proprio a proposito di questo argomento, normalmente in altri talent, che fanno anche da scuola, diciamo, si fanno spesso queste sfide, proprio per vedere come, i ragazzi aiutati dai maestri affrontano certe canzoni che non sono proprio nelle loro corde. Questo talent, ricordiamo che non è una scuola, cioè i ragazzi si esibiscono e basta. Secondo te, Esatto. quindi, sarebbe forse più aderente al format una scelta vostra sempre, tutte le settimane, di una scelta vostra, di una canzone vostra che vi esalti? Non sempre, perché poi
è giusto che anche loro si mettano alla prova con pezzi che scelgono loro. Però giustamente d'altra parte non mi possono piacere tutte le scelte che fanno, quindi è vero che comunque ci dobbiamo mettere in discussione anche su pezzi che non ci piacciono, però io non mi sto zitto e dico quello che penso. No, no, ma questo siete sempre invitati a farlo, sia qui che in trasmissione che dovunque, questo lo sai, anzi quando non lo fate fanno gli scherzini. Ma poi c'è anche il discorso che è stato fatto più volte dello stravolgimento della canzone. Di la verità, hai un po' paura eventualmente nel momento in cui affronti questa canzone che non ti piace, il fatto di rischiare insomma di stravolgere tra virgolette la canzone per renderla un po' più tua, che poi ti si dica però adesso l'hai stravolta troppo. E in quel caso io dico, lui Ciro mi ha detto di farla mia, l'ho fatta mia, quindi non ti posso lamentare di questo, ci mancherebbe altro. Sei sul piede di guerra, tra l'altro ho visto la canzone, ecco, non è molto rock, come la vogliamo definire, senza dirla. È un po' pesante, mamma mia, proprio, cioè, per dire una parola ci mette tre quarti d'ora, ma no, veramente, proprio, cioè. Stiamo incuriosendo gli spettatori, secondo me stanno lì che dire che cacchio dovrà cantare Valerio. Beh, vi assicuro che ha i suoi motivi, perché effettivamente non è per lui, cioè nel senso che non è nelle tue corde. Preferivo la versione fatta ultimamente da un'altra cantante, era molto più moderna, più carina secondo me quella, però mamma mia, cioè. Ma che cos'è la tua? Una sfida a tre, tra l'altro, non a due? A tre. Oh signore, e secondo te perché questa scelta? Perché, allora, voi tre scelti non siete neanche molto, cioè siete praticamente tre mondi assolutamente diversi fra voi. Sì. Secondo te... Dimmi, scusami. Secondo te, fra i tre, tu sei stato... fra i più penalizzati, perché guardando le persone che sono, forse oserei dire che sei il più lontano, diciamo, dal genere. Tu che dici? Anche Gianluca è un po' lontano da questa cosa. Sa tanto per tenere la suspense, non volevamo fare gli altri nomi, uno l'abbiamo fatto, vabbè, insomma, si capisce. No, vabbè, intanto dicendo Gianluca già si capisce, però insomma di che cosa stiamo parlando, vabbè. Scusami. Tra l'altro abbiamo anche proposto una sfida, sì. Vuol dire il nome, sì. Se l'hai proposta e non avviene. Non è stata accettata. Poi allora puoi dirlo. Gerardo, quando finisce un amore di cocciante. Ah! Esatto. E non è stata accettata. E ti ci vedevi meglio eventualmente in un pezzo del genere? Sì. Sì, anche se non è il mio cavallo di battaglia, però è una canzone che mi piace proprio, cioè è una delle poche canzoni che mi emoziona mentre la canto. Capivo che anche a Gerardo piaceva, io ho detto vabbè, perché non provare a proporre questa cosa. Ma allora, alla fine della serata, visto che tu stesso ti ci sei visto un po' in quella veste un po' disco, un po' movimentata, soprattutto il fatto di riuscire a muoverti proprio a livello fisico, occupare bene il palco, tu stessa hai detto quasi quasi dovrei cambiare il mio repertorio. Allora, il tuo repertorio normalmente qual è? Fammi qualche nome così per un pop rock, vabbè, ti posso dire, no, non ti posso dire il pezzo che ho scelto come cavallo di battaglia. No, il tuo repertorio che tu canti normalmente magari quando sei in giro, no? Che tipo di canzoni? Fai qualche nome di quelle che canti solitamente? Tipo anche Tra te con il cielo di Marco Menichini, una canzone che io canto spesso. Poi Alex Baroni. Ecco, perché tu dicevi io canto canzoni un po' più soft normalmente. Ah, esatto. Ma poi una volta che la prima volta che ti sei mosso un po' ti è successo di tutto a quei pantaloni. Le lampadine. Allora, siamo in chiusura, Vale. Matita non c'è. No, non c'è nessuno, sono senza anche la regia, quindi siamo da soli, no. Io, te e la tua amica che salutiamo. Insomma. Meglio con Saluta chi vuoi tu, Vale, ci vediamo domenica. Bacio a Luna. Ah, ci associamo, bacini a Luna, bacini a Vale, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ci vediamo domenica, grazie Vale. Ciao Vale, ciao.
incredibilmente siamo riusciti a fare un collegamento normale con Valerio, è stato bellissimo. Noi ci sentiamo domani mattina alle 11:30 con le signore del mattino. Ciao!